Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera e bentrovati al nostro TG di Sassuolo. Ricco il programma di iniziative in città per celebrare la festa della Liberazione. La giornata del 25 aprile si aprirà con la messa delle 9.30 nel Duomo di San Giorgio. Alle 10.30 poi partirà il corteo commemorativo che si concluderà in Piazza Garibaldi, a cui parteciperanno autorità cittadine, associazioni d'arma, combattentistiche e partigiane. Si esibirà anche la banda cittadina La Beneficenza. Alle 14.30 al Parco Norma Barbolini spazio alla festa danzante e alle 15.30 a Trekking Sassuolo Libera, passeggiata sulla storia della Resistenza con partenza da Piazza Garibaldi. I festeggiamenti proseguiranno martedì 26 alle 12 a Palazzo Ducale, dove si terrà la cerimonia commemorativa alla presenza del comandante dell'esercito brasiliano. Gli eventi si concluderanno alle 21 in Sala Biasin, dove si terrà la conferenza Liberatori con le stellette, a cura dell'Associazione Studi Militari Emilia Romagna. Si è svolta ieri nella sede ANFAS di Via Refice, con la partecipazione di circa 70 persone, l'edizione 2022 della Salamata, la gara di salami fatti in casa. Quest'anno sono stati 22 i salami assaggiati e valutati dai 7 giurati. Al termine della serata tante le donazioni a favore di ANFAS Sassuolo. I dettagli nelle nostre interviste. Oltre 10 anni di partecipazione a questa manifestazione unica. E stavolta primo premio. Sì, per me è stato un piacere e un orgoglio, e mi fa piacere di essere riuniti tutti insieme di nuovo dopo un periodo di sosta. È una cosa bellissima, ritrovarci, continuare e sperando che le cose continuino. Ma la tua è una passione, quella di fare i salami, o ti sei... No. Adeguato per queste gare? No, no, è sempre stato fatto per bisogno, per è un'abitudine, c'è un'abitudine sempre fatto da tradizioni. E poi dopo abbiamo cominciato a partecipare a queste gare sapendo che c'era sto incontri, e siamo stati contenti di farlo. E quindi stimolo, è uno stimolo maggiore per continuare anche. Quindi l'anno prossimo sì. Arrivi con lo scudetto? No, con lo scudetto no, però sarò partecipe e mi accontento di essere arrivato a questi livelli, e continueremo così. Federica, stanca, felice? Tanto, tanto felice, una bellissima serata, gente stupenda, bellissimo clima, tanta solidarietà e tanto, tanto, tanto soddisfazione, proprio bello. Il grande ritorno della Salamata, il grande ritorno, bellissimo. Avete avuto una bella idea di rilevare, almeno per quest'anno, poi non si sa se sarà fatta ancora, se sarà fatta qua, se sarà fatta da un'altra parte, però avete avuto l'idea, chiamiamola così, luminosa, illuminata, di tornare e tornare a fare solidarietà tra la gente. Bellissimo, come ai vecchi tempi quando c'era il Gallo Azzurro dal Leo che si faceva la Salamata. Dopo 2 anni di Covid abbiamo voluto riproporla qua da noi, perché abbiamo un bello spazio, avevamo bisogno, la gente ha accolto la cosa in modo meraviglioso ed è veramente stata una grandissima serata. Presidente, si conclude una serata che è stata organizzata non in tutta fretta ma in pochi giorni. Però il risultato è andato molto al di là delle aspettative. Sì, effettivamente è stata una bellissima serata, organizzata in fretta, perché è stata una, diciamo, un'idea proprio dell'ultimo minuto, però il risultato, come si è visto, è stato un bellissimo risultato. Le persone sono venute tante, numerose, soprattutto volenterose e con la voglia di fare del volontariato, di dare un contributo. Molto bello, una bella serata, sì. Il contributo, la libera offerta della gente ha raggiunto un risultato rilevante. Sì, in effetti 1.770 euro abbiamo raccolto dalla serata, che effettivamente è una cosa inaspettatissima, ma che mi rende felice, rende chiaramente felice tutti quanti, compresi anche i partecipanti, perché c'è stato effettivamente un bel coinvolgimento, e in termini di soldi
ci darà una mano grandissima, siamo contenti insomma. La fotografa sassolese Elena Bellini organizza in giugno due corsi di fotografia, il primo per i ragazzi dai 13 ai 18 anni ed il secondo indirizzato agli adulti. Entrambi i corsi, che prevedono anche due uscite fotografiche da concordare, si terranno nello studio della fotografa a San Michele. Per informazioni ed iscrizioni contattare il numero 348 148 3400 o l'indirizzo email info@elenabellini.it. Ed ora passiamo allo sport. Definito il programma di anticipi e posticipi della Serie A dalla 35esima alla 37esima giornata. Sabato 30 aprile il Sassuolo Calcio sarà impegnato sul campo del Napoli alle 15, sabato 7 maggio alle 18 contro l'Udinese al Mapei Stadium e domenica 15 maggio in casa del Bologna alle 12.30. Nella stagione sportiva 2022 Edoardo Barbolini correrà a bordo della Ferrari 488 GT3 della scuderia Ravetto e Ruberti. Il pilota sassolese, che lo scorso autunno ha vinto il titolo italiano nella GT Cup Endurance, sempre con lo stesso team, prenderà parte alla Ultimate Cup Series nella categoria Hyper Sprint e condividerà la vettura con Luca De Marchi. Il campionato prenderà il via nel weekend del 29-30 aprile e 1 maggio sul circuito francese Paul Ricard. Vi ringraziamo per averci seguito. Per questa edizione del nostro TG di Sassuolo è tutto. Vi diamo appuntamento a martedì.